Grazie. Gentili concittadine, concittadini, care amiche, cari amici. Questa sera, con un pizzico di emozione, ma con grande orgoglio, sono qui a presentare a tutti voi la lista Maratea al Centro. È una lista civica formata da un gruppo di persone coese che hanno al loro cuore l'interesse di Maratea, hanno Maratea al centro del loro cuore, dei loro interessi, il loro impegno civico vuole essere dimostrato nell'interesse di questa comunità. Sono uniti e hanno tutti condiviso il programma di rinascita per le cose che abbiamo fatto, quelle che ancora sono in cantiere e per le cose che ancora dovremmo fare. Il programma però è stato arricchito dalle idee, dai contenuti, dalla passione, dall'entusiasmo, dai progetti innovativi che questi nuovi giovani, che queste nuove persone sono riuscite a portare, integrando quello che era il nostro percorso iniziale. E questa sera comincio subito a presentare a ciascuno di voi i nostri candidati per avere la consapevolezza di quanto le persone siano disposte in proprio a mettere la propria anima, la propria esperienza, il proprio effetto in una comunità che ha bisogno del contributo di ciascuno di noi. E partiamo da Renato Accardi. Vieni Renato. Renato è una persona solare, disponibile, ama la sua famiglia, ama i suoi amici, ama la sua comunità. Ha dimostrato negli anni in cui siamo stati insieme l'impegno profondo. Quando Renato si impegna lo fa col cuore, lo fa con passione, e questo è un elemento importante per la nostra comunità: credere, combattere ed essere convinti che quello che si fa non si fa per se stessi, ma si fa per la sorte di tutti. Grazie Renato. Abbiamo poi Alessandro Collutis, Sandrino. Come faccio, signori miei, a presentarvi Sandrino? Ciascuno di voi ha nel suo cellulare, nella rubrica, il suo numero di telefono, il suo numero di cellulare. È sempre disponibile, è sempre pronto. Io con lui ho condiviso l'esperienza della lista Rinascita. Con lui ho fatto in modo che avesse corpo un gruppo di persone, si riunisse attorno a un programma, e lui è stato il vice sindaco della lista Rinascita che ha affrontato insieme a me i problemi con coraggio, con determinazione, con impegno, quell'impegno che solo un professionista di 33 anni di esperienza in banca può avere, e con la serietà che un professionista sa tenere anche il segreto bancario dentro di sé. E facciamolo, viva Dio, capire che i segreti bancari sono importanti per tutti. Sandrino è stato assessore con delega all'ambiente e con delega a bilancio. Ebbene, lo ha svolto con professionalità. Noi abbiamo avuto nessun rilievo, non abbiamo avuto nessun rilievo dalla Corte dei Conti, non c'è stato mai nei bilanci che ha fatto approvare Sandrino alcuna scorrettezza. Siamo riusciti a recuperare, a mettere a posto i conti della nostra città, e questo grazie al lavoro di tutta la squadra, ma soprattutto a Sandrino. Grazie Sandrino. Abbiamo poi Gianluigi Donaddio. Diodato. Abbiamo Gianluigi Diodato, che è andato a Firenze, è stato 11 anni a lavorare a Firenze, è tornato a Maratea per fare il barman, era impegnato in politica, ha voluto dare la sua esperienza personale alla nostra comunità e ha chiesto di poter partecipare a questa esperienza amministrativa. Io l'ho accolto con grande affetto, perché ciascuno di noi è importante, nessuno deve essere escluso, tutti siamo utili e tutti dobbiamo costruire una Maratea migliore. Bravo Gianluigi. Abbiamo poi Stefano Evoli, farmacista. Anche qui
Anche qui la presentazione appare superflua. Stefano è sempre disponibile con tutti, chiunque va trova una sua disponibilità. Lo è stato nei momenti del Covid, lo è stato quando bisognava fare i tamponi rapidi. È una persona che ha un grande merito, quello di aver consentito insieme a Paolina Piscitelli, e voglio fare un applauso a loro due, hanno consentito a questa amministrazione di arrivare a fine mandato, perché hanno ritenuto che una città come Maratea non poteva essere commissariata per il piccio di 6 persone. Stefano vuole ancora dare il suo contributo per Maratea, per un Maratea al centro, e lo fa mettendosi a disposizione della nostra comunità. Grazie Stefano. Abbiamo una new entry in questa nostra compagine, il dottor Nicola Fortunato. Nicola Fortunato è un amico che ho conosciuto nel 1986 quando ero il comitato di gestione dell'AST. È stato sempre vicino a ciascun marateota nei momenti del bisogno, ha sempre sostenuto chiunque ne avesse la necessità. È una persona che ha una sua esperienza amministrativa di vice sindaco, è stato per 2 volte in giunta e vuole portare la sua esperienza amministrativa e professionale a servizio della nostra comunità. Questo arricchisce insieme a Stefano le tematiche sanitarie, perché avere 2 persone esperte che possano contribuire a trattare di sanità, noi non consentiremo a nessuno di dire poi se ne parla dell'ospedale di comunità, è troppo banale, vergognatevi. Grazie Nicola Fortunato. Abbiamo Dario Giacomo Antonio. Dario Giacomo Antonio, un giovane chef, padron di un locale a Maratea, anche lui ha lasciato Maratea per farsi l'esperienza in Italia all'estero, ma è voluto tornare perché qui ci sono i suoi affetti, qui c'è la sua comunità, qui c'è il suo paese, qui ci sono le sue radici, e ha voluto investire la sua vita a Maratea e vuole che questa Maratea migliori sempre di più. Questo contributo di un giovane imprenditore, di un giovane che ha il compito di trasformare, traiettare questa comunità verso il futuro, perché noi, chi vi parla, per l'ultima volta fare il sindaco, poi ci saranno altri giovani che si troveranno pronti a guidare Maratea, e noi abbiamo il dovere di formare i nostri giovani. Bravo Dario. Abbiamo poi Samantha Glosa. Samantha è un po' l'orgoglio della nostra città, è laureata alla triennale ingegneria navale, sta facendo la magistrale, sta conseguendo la magistrale, è una studentessa modello. Vi dico che nel suo curriculum vitae veramente sta facendo grandi progressi. Lei è un'ambientalista timida ma forte nello stesso tempo, perché sui temi che la appassionano esprime una forza, un coraggio, una determinazione non pari a nessuno. Lei si è impegnata per l'ambiente, nelle pulizie della spiaggia di Fiumicello. Io ho avuto l'onore e il piacere di conoscerla agli inizi dell'anno, ho capito le sue forti motivazioni, il suo coraggio, la sua passione per la nostra comunità, e questi sono elementi che non possiamo, non vogliamo e non dobbiamo disperdere, perché queste presenze, queste capacità non possono che portare un quid pluris, un qualcosa in più alla nostra comunità che ne ha bisogno, perché nella competizione noi dobbiamo cercare il meglio di noi per dare il meglio alla nostra comunità. Grazie Samantha. Abbiamo Rosa Limonci. Rosa Limonci, eccola qui, ha lavorato nel settore alberghiero per tanti anni, si prodiga per la parrocchia di Gersuta,
Si è impegnata come consigliere comunale con grande piglio, determinazione, con ostinazione, ha cercato di portare i problemi a soluzione. Era tutti i giorni nella mia stanza finché non si arrivava a soluzione dei problemi che lui riteneva, che lei riteneva importanti per Cessuta. Noi l'abbiamo sostenuta, e non solo per Cessuta ma per tutta Maratea. Lei ha questo merito di vedere lontano e di lavorare per la città. Grazie Rosa. Abbiamo poi Giuseppe Palermo, anche lui. Giuseppe è un veterano, è stato con noi, ha fatto il capogruppo in consiglio comunale, ha immediatamente capito qual è il ruolo di un consigliere comunale: essere il riferimento della gente, essere colui che porta le problematiche, essere colui che ha a cuore le soluzioni dei problemi della comunità, dei suoi amici, delle persone che soffrono. E il suo impegno lo offre a noi tutti, vuole continuare a dare il suo contributo alla nostra città, e lo fa con coraggio, con semplicità, con la sua semplicità. È una persona solare, simpatica, che si propone così com'è, senza grilli per la testa, e lo fa con il cuore, cuore e passione. Grazie Giuseppe. Abbiamo poi l'amico Giuseppe Antonio Piscitelli. Antonio Piscitelli è un altro esempio di giovani che sono andati a lavorare. Lui ha lavorato a Bergamo, a Brescia, a Milano, è stato top manager dell'ENI, della telecomunicazione. Io sono stato nei suoi uffici a Bergamo e lui aveva 20-30 collaboratori che tutti i giorni incentivava, motivava, faceva le riunioni, i break coffee per caricare e motivare le persone che erano sotto di lui. Una grande esperienza imprenditoriale che può portare al servizio della nostra comunità. Antonio è una risorsa e lo sarà anche per il Comune di Maratea, non solo nel settore di cui è specialista delle telecomunicazioni, ma anche come imprenditore, con questa logica manageriale che noi dobbiamo avere tutti, perché i problemi vanno risolti con ostinazione, lavoro duro e coraggio. Quella è la sua regola: lavorare duro e avere coraggio. Grazie Antonio. Adesso Valentina Trotta. Valentina, come faccio a presentarla? La conoscete benissimo tutti quanti voi, sapete che è laureata in economia del turismo, che ha dei master, che ha un lavoro che svolge con grande professionalità e con grande impegno, dando alla nostra città grandi occasioni di visibilità. Lei ha costruito tutti gli eventi che si sono realizzati a Maratea, ha ideato e progettato i più grandi momenti di lancio turistico nel nostro territorio. Lo ha fatto con passione, con la capitale italiana della cultura, con i borghi più belli, col gemellaggio di Rio, con tutto ciò che poteva portare Maratea ad essere una destinazione turistica importante in Italia e nel mondo. Lo ha fatto perché ama questa città, perché il suo sogno è vedere Maratea crescere, svilupparsi ed essere sempre più competitiva tra le più grandi destinazioni turistiche italiane. Questo lo ha fatto per 5 anni in modo evidente a tutti, e vuole mettersi a disposizione della nostra comunità per continuare a farlo nell'interesse nostro e della città di Maratea. Grazie Valentina. Abbiamo poi Valeria Vergine. Sentiamo le campane, un attimo. Grazie. Valeria gioca in casa perché è una commerciante del centro storico.
ha una sua esperienza ventennale che è partita da qui ed è arrivata un po' più su a via Alessandro Mandarini, però è una presenza allegra, simpatica, accogliente, gioiosa della nostra comunità. Lei svolge questa professione di commerciante nei confronti dei suoi clienti, Maratea, ospiti, è sempre disponibile e si è impegnata soprattutto anche nel comitato dei commercianti del centro storico, ha dimostrato la sua grinta, la sua passione per Maratea, la sua voglia di seguire e far crescere il settore commerciale, che è un settore importante del nostro territorio, che deve essere seguito sempre con grande passione e con grande dedizione. Noi abbiamo avuto nella nostra giunta Lucia Brando, non so se è qui con noi, ma adesso un applauso per Lucia. Adesso Lucia ha ceduto il testimone a Valeria e Valeria raccoglie un'eredità a difesa e per la crescita del commercio a Maratea, ma soprattutto per la crescita delle attività del nostro territorio. Grazie Valeria. E adesso, presentati gli amici, le amiche che compongono questa lista, è arrivato il momento di cominciare a trattare dei temi della nostra campagna elettorale. Noi siamo qui per un doveroso impegno nei confronti degli elettori che ci hanno votato, cioè di rendere conto delle nostre attività dopo 5 anni di consiliatura. E lo intendiamo fare perché è giusto che sia così. Chi si sottrae, nessuno si può sottrarre a questo impegno e chi fugge non merita di essere rieletto. Noi siamo qui per raccontare la nostra esperienza amministrativa che parte nel 2019. Noi non eravamo ben consapevoli nel 2019 delle difficoltà che questa città aveva in serbo, eravamo consapevoli del fatto che non avremmo trovato né un sistema amministrativo funzionante, per quanto l'apparato amministrativo del comune non era funzionante, un tessuto sociale disconnesso, i conti del comune non erano in regola. In questa piazza ancora echeggiano le urla di un candidato che diceva Maratea al dissesto, quasi dissesto. Adesso ha cambiato rotta, ma anche in quel momento voleva rappresentare la criticità che noi abbiamo incontrato. Ma noi non ci siamo fatti spaventare da queste criticità, noi i problemi li abbiamo affrontati perché con coraggio, determinazione, non si può pensare di mettere a posto un apparato amministrativo di un paese se non si aggiungono dipendenti quando i nostri dipendenti erano scarsi. Noi siamo l'unica amministrazione che ha assunto 5 dipendenti, abbiamo assunto 2 agenti della polizia locale, abbiamo assunto un D amministrativo, abbiamo assunto 2 D nell'ufficio tecnico. Abbiamo creato le condizioni, ma non siamo soddisfatti perché ancora dobbiamo assumere altre persone, perché il comune di Maratea ha bisogno di esperienza, cultura, lavoro, dedizione, ma soprattutto impegno e soprattutto il legame profondo con la nostra comunità. Guai a noi se siamo amministrati da persone che non hanno questo legame con il nostro territorio. Certo, eravamo consapevoli, ma abbiamo trovato qualcosa di imprevisto. Quando siamo entrati, dopo 2 settimane, ci siamo accorti che le vele da 5 erano diventate 4, Legambiente e Touring Club hanno declassato sulla base dei dati del 2018 per il 2019 la città di Maratea. E noi non ci siamo per niente fermati, abbiamo cercato di recuperare, abbiamo messo in campo azioni ambientali tali da recuperare nel 2020 le 5 vele, le abbiamo riottenute nel 2021, le abbiamo riottenute nel 2022, nel 2023 e forse anche l'avremo anche quest'anno. Quando siamo arrivati il parcheggio di Fiumicello lo abbiamo chiesto a Matera, non ce lo volevano dare,
siamo andati tutta la giunta a chiedere al dirigente del demanio marittimo di Matera di darci il parcheggio di Policella. Ebbene, l'ostacolo c'era. Matera non si voleva assumere la responsabilità della riapertura. L'unico modo per riaprire il parcheggio era che il sindaco diventasse custode e quindi responsabile del parcheggio. Io non ho avuto un attimo di esitazione, mi sono assunto la responsabilità e il parcheggio è stato aperto a Maratea. Questi sono dati. Abbiamo trovato un ufficio circondariale marittimo con un'ordinanza di delimitazione che inibiva la rotonda e che inibiva la stessa strada di collegamento al porto. Ebbene, chi vi parla ha avuto il coraggio di rifare l'ordinanza, di mettere a posto le carte, di assicurare la circolazione del traffico e di riaprire l'attività commerciale sulla rotonda. Abbiamo risolto al porto anche i problemi dei rifiuti, perché quando siamo arrivati alle imbarcazioni, i rifiuti che provenivano dalle imbarcazioni arrivavano sul molo ed erano un motivo veramente di depauperamento dell'immagine di Maratea. Abbiamo creato soluzioni immediate sino ad arrivare poi all'isola ecologica refrigerata, che è una soluzione definitiva che ha salvato l'immagine del porto. Noi abbiamo voluto trovare le soluzioni per dare alla nostra città elementi qualificati e qualificanti nei servizi. Questa è la nostra verità. Ma il momento triste di questa esperienza amministrativa l'abbiamo vissuta ad agosto del 2019, pochi mesi dopo la campagna elettorale, quando a Fiumicello il depuratore degli Ogliastro si è rotto, non c'era la condotta sottomarina perché erano rimasti soltanto 50 metri e i reflui fognari sono arrivati nel mare di Fiumicello, alterando i dati e i valori delle Escherichia coli, dei coli batteri fecali, e quindi con le lacrime agli occhi ho dovuto firmare l'ordinanza di divieto di balneazione di Fiumicello. Ma non ci siamo arresi alle avversità, ho preso il presidente della giunta regionale, l'ho messo sulla motovedetta, abbiamo fatto il sopralluogo e abbiamo imposto ad Acquedotto Lucano di mettere in sicurezza l'impianto, di rinnovare le due filiere di trattamento dei rifiuti e di mettere a dimora la condotta sottomarina. E questo è stato fatto subito. Qualcun altro aveva chiesto di rinviare i lavori, noi no, noi siamo per l'urgenza, per l'emergenza, abbiamo risolto questo aspetto di qualità delle acque della nostra Fiumicello. E quando i valori si sono normalizzati, io sono andato a Fiumicello a fare il bagno all'Idola a Prodo, sono andato dalle Pergole, sono andato alla Sarubbi ad attestare che la nostra qualità delle acque era altissima e che la sicurezza per fare il bagno c'era. L'ho fatto sulla mia responsabilità, con la mia pelle, per dare a tutti certezza che la qualità delle acque si doveva tutelare. E lo abbiamo fatto anche dopo, perché siamo riusciti a mettere in sicurezza il torrente Fiumicello, abbiamo scongiurato le forme di inquinamento, perché noi crediamo che la tutela del bene del mare sia un dovere per ciascuna amministrazione e noi abbiamo anteposto gli interessi pubblici a quelli che erano gli interessi privati. E lo abbiamo fatto riuscendo a portare a casa un risultato, che le acque della nostra città non sono più a rischio. Il prelievo nelle vicinanze del torrente Fiumicello porta valori al di sotto dei minimi e questo è il risultato dell'impegno della polizia locale, di chi vi parla, perché i risultati si ottengono solo col lavoro ma anche con gli obiettivi, perché gli obiettivi vanno raggiunti soltanto se uno ce li ha nella mente, perché se non ha obiettivi non può far crescere la nostra città. Non abbiamo, pur avendo le elezioni a fine maggio del 2019, non abbiamo trovato nessuna programmazione per la stagione estiva. Siamo entrati in corsa e abbiamo dovuto con grande velocità mettere in piedi un programma estivo nel 2019. E grazie a Valentina che abbiamo scongiurato i pericoli di un'estate senza eventi.
ma è stata bravissima, perché nel 2019 noi abbiamo avuto Bollani, un concerto importantissimo, abbiamo avuto il concerto dell'Alba, abbiamo avuto il jazz, abbiamo avuto tante occasioni per far divertire i nostri ospiti. Finita l'estate si è pensato subito a destagionalizzare il nostro percorso turistico, l'abbiamo fatto immaginando, sempre con l'idea del nostro assessore al turismo, di mettere una pista di pattinaggio al centro storico, di mettere al centro storico un villaggio di Natale, il Mara Christmas Village, e l'abbiamo fatto perché Maratea deve essere attrattiva tutto l'anno, sempre, perché noi dobbiamo essere felici noi, ma felici anche coloro che vengono a Maratea. E quindi con quella pista di pattinaggio si sono divertiti i nostri ragazzi, le nostre ragazze, ma sono venuti anche i ragazzi e le ragazze provenienti dai comuni limitrofi. Questo è il merito: scegliere, anticipare i bisogni, portare i servizi, e noi l'abbiamo fatto con grande entusiasmo, con grande passione, e vogliamo continuare a farlo. Ma signori miei, signore mie, la difficoltà dell'amministratore è quando ci sono i problemi veri, reali, quelli urgenti, quelli che ci portano a non dormire la notte. Ebbene, quando gennaio, nel dicembre 2019, vi ricordate tutti, quando si parlava in Cina dei casi di Covid, che poi a gennaio c'erano i casi negli aeroporti, al 31 dicembre fu dichiarato dal Consiglio dei Ministri la situazione di emergenza per il Covid, e noi in quell'occasione, in quei momenti difficili per tutti, quando vedevamo i morti a Bergamo e a Brescia, noi abbiamo fatto di più di quelli che erano i nostri impegni amministrativi, abbiamo assicurato i tamponi, l'abbiamo fatto l'accordo con l'ASP, abbiamo voluto che il nostro ospedale doveva essere utilizzato per noi, per le persone fragili, abbiamo assicurato i tamponi a domicilio, abbiamo voluto far fare le vaccinazioni nel nostro ospedale, l'abbiamo voluto fare le vaccinazioni a chiunque di Maratea volesse farlo, l'abbiamo voluto fare le vaccinazioni ai bambini, assicurando l'animazione, i colori, i palloncini, i ciupaciù, tutto quello che poteva portare i bambini a vivere con meno trauma, meno timore, questo momento della vaccinazione. Per non parlare poi dello screening, noi abbiamo fatto lo screening con i tamponi rapidi ai nostri studenti per farli rientrare in sicurezza in classe, abbiamo dato la possibilità a chiunque ne aveva necessità di fare il tampone rapido a Maratea. Abbiamo però fatto anche di più. Vi ricordate quando c'erano i tamponi molecolari e non si sapevano gli esiti? Perché venivano portati da un ospedale a un altro e passavano giorni e si stava con l'ansia, con l'angoscia. Ebbene, chi vi è stato vicino in quell'occasione? Io ho voluto essere vicino a tutte le persone di Maratea positive, le telefonavo tutte le sere per capire come andava, se erano uscite dalla positività, se avevano bisogno di qualcosa. Questo essere responsabili, amministrare una città, essere sindaco significa essere vicino a tutti nei momenti delle difficoltà, questo è il nostro compito, al di là di questo ci sono solo chiacchiere e proclami che non hanno nessun valore, voi dovete fermarvi ai fatti. E tutti si ricorderanno quello che abbiamo fatto, i buoni spesa per le persone e le famiglie in difficoltà, abbiamo fatto i corsi di formazione per i commercianti, per gli albergatori, perché riaprire in sicurezza dopo il lockdown era una cosa complicata, e abbiamo messo a disposizione gli esperti per mettere a tutti nelle condizioni di poter riaprire in sicurezza. Lo abbiamo fatto perché era il nostro dovere, ma perché era la nostra comunità, perché noi non abbiamo altri interessi che quelli di garantire a tutti un presente migliore. E quando ci sono questi momenti difficili della nostra comunità, noi avevamo il bisogno di tirare su questa città, il bisogno di trovare occasioni diverse per far sì che Maratea potesse risorgere
come l'araba fenice, rinascere. Allora abbiamo voluto fare il gemellaggio con Rio de Janeiro, con la statua del Cristo Redentore, abbiamo portato Maratea e Rio, le statue del Cristo Redentore di Maratea e la statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro al gemellaggio, l'abbiamo portato per dare a Maratea una visibilità internazionale. Vi rendete conto che qui c'era il vice sindaco con la contessa Rivetti, io, l'assessore Trotta, Renato Accardi, Paolina Piscitelli, eravamo a Rio e io ho scoperto una targa sotto la statua del Cristo Redentore di Rio col cardinale Orani Tempesta e c'erano i governatori di stati di Rio, c'erano i consoli italiani di Rio Belo Horizonte. È stato un evento che noi abbiamo festeggiato nel consolato italiano a Rio. C'erano tutti gli imprenditori italiani a Rio de Janeiro che volevano parlare di Maratea, che avevano Maratea nel cuore e che sarebbero tutti venuti a Maratea per trascorrere le vacanze. Questo è ogni momento di difficoltà, noi ci siamo risollevati per dare a Maratea occasioni di crescita e di sviluppo. E lo abbiamo fatto anche col gemellaggio, con Matera, perché Matera e Capitale Italiana Europea della Cultura 2019, noi abbiamo voluto con Matera stabilire un patto di alleanza per la promozione turistica di Maratea a Matera e abbiamo costruito un eliporto qui a Maratea a Capo La Scala e lo stesso eliporto è stato costruito a Matera, perché il rapporto Matera-Maratea deve essere sinergico, perché Matera e Maratea sono i due poli turistici più importanti della Basilicata. Se non ci crediamo noi, non ci crede nessuno, ma è così. È chiaro che poi ogni volta che noi portavamo nuove esperienze, abbiamo fatto crescere i ragazzi del liceo artistico, abbiamo promosso con i ragazzi del liceo artistico di Maratea la costruzione di due busti, il busto per Bruno Innocenti, abbiamo fatto in modo che la statua del nostro Cristo Redentore fosse conosciuta in Italia e nel mondo, la storia del nostro Cristo Redentore, far capire chi era Bruno Innocenti, chi era l'ingegnere Musumeci, come è stata realizzata, quando è stata realizzata. Nel 1957 Rivetti andò a Rio, poi diede l'incarico a Bruno Innocenti di costruire questa statua che ha l'immagine di Pio XII dopo il bombardamento di San Giovanni. Ebbene, l'unica statua al mondo in movimento, è una statua alta 22 metri, è maestosa, è una delle opere d'arte più importanti del mondo e bisogna dirlo, farlo capire a tutti, è un motivo di orgoglio per me, per voi, per tutti, perché il nostro patrimonio culturale, il nostro patrimonio artistico, le nostre risorse devono diventare un sistema attrattivo che fa sì che questa nostra Maratea deve essere sempre più conosciuta, amata, apprezzata, rincorsa. Noi abbiamo le ancore greche, romane, che sono sui fondali di Isola di Santo Ianni perché abbiamo la più grande produzione di garum del Golfo di Policastro a partire da Salerno a scendere giù. E nell'antichità Maratea era l'approdo delle navi e oggi quel patrimonio fino a oggi non è stato mai utilizzato. Noi abbiamo le ancore che sono un patrimonio inestimabile chiuso negli scandinati della sovrintendenza. Ebbene, noi abbiamo fatto un museo archeologico, l'abbiamo immaginato noi, abbiamo avuto i finanziamenti per questo museo, l'abbiamo fatto in sintonia con la sovrintendenza. Questo museo è stato progettato dai tecnici, dagli esperti che fanno le esposizioni nel mondo, per la sovrintendenza, per il Ministero dei Beni Culturali, lo abbiamo fatto col professor Francesco Sisinni, lo abbiamo voluto questo momento di conoscenza del nostro territorio e questo è il sistema per far crescere la nostra città, tenere, valorizzare i nostri beni, perché i nostri beni sono la nostra forza, la nostra storia, il nostro futuro e il nostro domani. Ma purtroppo abbiamo vissuto anche avversità climatiche, il cambiamento del clima
ci ha portato il 13 ottobre del 2022 l'alluvione che ha interessato il Monte Serra di Castrocucco e l'Arenare, il torrente Arenare a Marina. C'è stata l'esondazione a Castrocucco che ha interessato 11 abitazioni e la chiesa. Io ho immediatamente allertato i vigili del fuoco affinché venissero rimesse in sicurezza le vie e i cittadini. Siamo stati a Castrocucco presso tutte le abitazioni, abbiamo messo a disposizione l'ospitalità alberghiera a tutti i nostri amici di Castrocucco, loro non hanno voluto, però abbiamo voluto aiutarli nel pulire le loro case, nel buttare quei pochi mobili che c'erano perché erano inutilizzabili con l'acqua e col fango che avevano distrutto intere famiglie. In questa immane tragedia noi abbiamo voluto immediatamente coinvolgere la regione Basilicata, abbiamo avuto l'assessore Merra, abbiamo avuto 80.000 euro per mettere in sicurezza il Monte Serra, abbiamo fatto il disgaggio dei massi, abbiamo ricostruito una condotta delle acque che grazie a Dio e grazie ai nostri tecnici, alla nostra polizia locale ancora regge, resiste alle acque che pure successivamente sono arrivate. Certo, mentre noi abbiamo chiesto alla regione Basilicata, coi tecnici, con la protezione civile, di intervenire su Marina e su Castrocucco, purtroppo il 17 ottobre abbiamo chiesto la dichiarazione dello stato d'emergenza per Marina e mentre lavoravamo su questa attività, sulle relazioni da fare, sui danni occorsi, su come risolverli, il 30 novembre del 2022 è una frana di 15 metri di altezza per 8 metri di profondità, 8.000 metri cubi di materiale si sono staccati dalla montagna e hanno distrutto oltre 100 metri di strada dalle stesse 18. Un episodio unico, raro del nostro territorio. I professori dell'Università di Napoli di geologia, Sando e Urcioli, hanno definito un caso da studiare unico per la sua importanza e qualcuno ha detto sì, il masso che è caduto del 2007 è simile a questo evento franoso, ma come si può paragonare mezzo metro cubo con 8.000 metri cubi? Ci vuole pazienza, ma veramente lasciate stare. E noi abbiamo continuato a lavorare. Il primo dicembre, il giorno dopo dell'episodio di Castrocucco, ci siamo riuniti per la prima volta a Potenza, perché siccome erano in corso il tavolo tecnico per Marina e Castrocucco, ci siamo trovati già pronti per affrontare il problema della frana. E chi vi parla ha lavorato sodo per quanto riguarda la frana, ha studiato insieme ai geologi ogni aspetto della montagna, ogni fratturazione della montagna, ogni masso che andava geolocalizzato e disgaggiato, ogni intervento umano per portare sicurezza a questa nostra città. Chi vi parla ha fatto una relazione ai parlamentari lucani che sono riusciti a portare in Parlamento Maratea grazie alla relazione completa che io ho mandato e noi abbiamo avuto con la legge 197 del 29 dicembre 2022 5 milioni di euro. Noi siamo grati ai parlamentari lucani che ci hanno fatto avere 5 milioni di euro, che però abbiamo ricevuto solamente la prima tranche di 1 milione di euro e la seconda tranche che doveva essere inviata nel 2024, il MEF ancora non l'ha inviata perché ritiene che questa tranche non vada inviata al Comune di Maratea ma al commissario. Io ho ribadito al MEF che non era così perché l'evento frana e la nomina del commissario è avvenuto dopo il 29 dicembre 2022, perché la dichiarazione dello stato d'emergenza è di febbraio 2023, la nomina del commissario è di marzo 2023 e quindi tempus regit actum, il tempo regge gli atti e quindi le azioni non potevano essere. E su questa mia posizione il capo dipartimento, ingegner Curcio, della Protezione Civile Nazionale ha dato ragione a me e torto al Ministero. Adesso aspettiamo che i soldi arrivino al Comune di Maratea. Abbiamo voluto dare
a questa città ogni utile sforzo. Io ho accettato la carica di commissario perché il presidente della giunta regionale, Bardi, ha indicato al capo dipartimento il mio nome, il capo dipartimento che mi conosceva perché abbiamo avuto modo di relazionare sugli atti, sui fatti di Maratea, a cui illustravo a lui la situazione di Maratea. Ha preferito avere me e lo ha detto in una pubblica riunione: io preferisco questo commissario a qualunque altro ingegnere. E io l'ho fatto a titolo gratuito, anche senza rimborsi spesa, perché io quando vado a Roma per tutelare la mia città non ho bisogno di rimborsi, ci vado e basta. Abbiamo, grazie a questa carica, abbiamo avuto la possibilità di aprire la strada l'anno scorso, perché il monitoraggio non lo voleva fare né l'ANAS e né la Regione Basilicata. Allora io mi sono assunto l'onere di trovare i finanziamenti per fare il monitoraggio. L'ho potuto fare solo perché ero commissario delegato. Il capo dipartimento ha approvato il mio piano stralcio per il fabbisogno e il 14 luglio si è aperta la strada. Evviva Dio, qualcuno dica la verità. Abbiamo sofferto quando il 30 settembre la strada si è chiusa. È vero, abbiamo sofferto tutti, nessuno può dire che non è così. Mio fratello va a lavorare da Marina, va a lavorare in Calabria, tutti i giorni attraverso questa strada. Tutti voi avete questa stessa necessità. Chi vi parla voleva e vuole che questa strada trovi una soluzione e si è impegnato perché questo avvenga nei tempi più rapidi. Ma vediamo di capire come essere commissario ha potuto essere tornare utile a Maratea. Ma vi siete dimenticati quando a Trecchina la strada era a senso unico alternato e i mezzi pesanti non potevano passare e da Castrocucco era chiusa? Ve lo siete dimenticati? Chi ha risolto il problema a Trecchina e a Maratea nella curva che poteva essere chiusa da un momento all'altro? Io come commissario. Perché mi sono assunto la responsabilità di risolvere anche i problemi a Trecchina, perché i problemi di Trecchina erano problemi di Maratea e quindi ho trovato le risorse, i progetti, ho nominato la provincia soggetto attuatore, abbiamo messo i gabbioni per mettere in sicurezza la strada, adesso la strada è tornata alla normalità, chiunque ne può fruire. Ebbene, si dimentica, perché quando le cose sono risolte si dimenticano, ma non dimenticate che quello che abbiamo ottenuto è grazie al lavoro e all'incarico di commissario senza il quale non saremmo riusciti a farlo. Bravo. E adesso vi parlo di un altro elemento importante, che è quello della riapertura della SS18. Qui tanti raccontano, non sanno quello che succede, immaginano fatti e scenari che non sempre sono corrispondenti alla verità, alcune volte sono frutto di fantasia. È vero Nino, quando non si conoscono i personaggi, i ruoli, la politica, noi dobbiamo dire grazie al vicepresidente del Consiglio Salvini, perché è lui che ci ha dato una grande mano per Maratea, è stato vicino a noi e io ho veramente l'onore di poter chattare con lui, di essere un suo interlocutore pur essendo un semplice sindaco. Questa è la verità. Io ho parlato con Pasquale Pepe, col quale mi sono confrontato sempre, perché lui è consigliere giuridico del ministro Salvini. Abbiamo avuto modo di capire come fare per risolvere il problema di Maratea. Ebbene, voi dovete sapere che quando si tratta di responsabilità, tutti fuggono, tutti. La Regione Basilicata ha dichiarato a Roma di non volersi assumere davanti al capo dipartimento della protezione civile, ingegnere Curcio, e 20 persone in una riunione affollatissima, di non volersi assumere alcuna responsabilità fino al 2025, ma giusto per differire la data. L'ANAS si è dichiarata indisponibile ad avere la responsabilità della strada e della riapertura della strada. Ebbene, qual è stata la soluzione secondo voi? Il capo dipartimento a chi si è rivolto per risolvere la strada? A me, ha detto: caro commissario,
assumi tu il ruolo di coordinatore del monitoraggio e riapri sulla tua responsabilità la strada. Io ho accettato l'incarico, abbiamo firmato un protocollo e il protocollo è pubblicato all'albo pretorio del comune, andatelo a leggere, vedete di chi è la responsabilità, chi deve fare i capelli bianchi, chi non deve dormire la notte, perché quando succede qualcosa alle 2, alle 3, alle 4 del mattino il telefono che squilla è il mio, perché io devo decidere se la strada deve continuare a essere aperta oppure deve essere chiusa. È una scelta di coraggio. Ma io l'ho fatto, perché se non si mette a servizio il primo cittadino della sua comunità, chi lo deve fare? E io ho voluto farlo e lo farò fino in fondo per voi e per la nostra comunità. E adesso vi voglio dare una bella notizia, perché ogni tanto bisogna darle le belle notizie. Abbiamo messo la rete per ammassi, perché l'università ci ha chiesto di intervenire ulteriormente sul costone roccioso, abbiamo messo altri metri di rete per ammassi, abbiamo messo le barriere e adesso vi dico, il 31 di maggio la strada sarà aperta. La responsabilità dell'apertura sarà a firma di chi vi sta parlando, e chi vuole vedere la nota gliela faccio leggere. Abbiamo risolto anche i problemi dei ragazzi delle scuole, vi ricordate quei ragazzi delle scuole che a centinaia aspettavano i pullman alla stazione? Ebbene, abbiamo, come commissario, ho messo altri 3 pullman a disposizione dei nostri ragazzi. Abbiamo incrementato un servizio di trasporto scolastico per tutto l'anno scolastico e l'abbiamo fatto così, perché i ragazzi da dovunque parte del mondo vengano vanno tutelati, assistiti e guidati, e una comunità evoluta come la nostra deve avere un comportamento responsabile e a servizio dei genitori e dei ragazzi che vengono a Maratea. Adesso consentitemi qualche piccolo sfizio, perché anche io in questa campagna elettorale mi voglio divertire, anche io voglio essere allegro, visto che tutti sparano e pensano di colpirmi, pensano di dire male di me, ma non me ne importa niente, quello che loro dicono non mi scalfisce, io non diventerò cattivo per loro, non diventerò mai come loro, io sono diverso. Io voglio la pace in questa comunità, io voglio che le persone vivano serene, non alimenterò mai odio, non metterò mai uno contro l'altro, però abbiamo il dovere della verità, dobbiamo dire la verità. Caro Antonio, non so se mi senti, se ci sei, non devi parlare dei cimiteri. È vero che io non sono una Croce Rossa, perché la Croce Rossa fa un compito importante, quello di trasportare gli ammalati, ed è una cosa seria, nessuno spara su di me. Però devi sapere, ed è bene che tu sappia, perché sei stato sindaco e sai bene che noi abbiamo messo i soldi nostri del comune, non abbiamo chiesto finanziamento a nessuno, ci siamo autofinanziati per 200.000 euro per costruire i loculi a Marina, ad Acqua Fredda e a Massa, perché erano senza loculi. Abbiamo risolto il problema dei nostri cimiteri, lo abbiamo risolto noi, caro Antonio, così come abbiamo impegnato 90.000 euro per il centro storico, così come vogliamo demolire quelle porcherie di loculi provvisori, perché sono veramente uno scempio per il nostro cimitero, perché bisogna andare a pregare e lasciare i nostri defunti in un ambiente quanto meno decoroso, e quei loculi provvisori il decoro l'hanno distrutto completamente. Certo, la voglia di dire alla lista di Ambrosio qualche riflessione, partendo da alcuni elementi che sono stati trattati, e con la superficialità, la leggerezza, la banalità con cui sono stati tracciati. Siamo andati a Potenza e abbiamo scoperto che il sindaco non è mai andato a
per la panoramica del porto. Ma dove siete andati? Ma chi vi ha detto dove dovevate andare? La panoramica del porto è stata oggetto di studio di un nostro geologo, Pompeo Limonci, nome e cognome, dottor Pompeo Limonci, che ha fatto una relazione e io l'ho consegnata al subcommissario del dissesto idrogeologico, ingegner Giuseppe Galante, nome e cognome, insieme al comandante della polizia locale, insieme al segretario generale del nostro ufficio. La provincia non ha risorse, ma dove andate a chiedere i soldi se la provincia non ce l'ha? Se la strada l'abbiamo dovuta aggiustare noi, il dissesto idrogeologico ha le risorse ed è l'unico ente competente per mettere a posto la panoramica, e noi ci siamo rivolti all'unico ente che doveva farlo e abbiamo fatto in modo corretto. L'ingegnere ci ha assicurato il suo intervento e noi nella prossima consiliatura dimostreremo che quella strada verrà ripristinata al più presto. Vogliamo parlare poi della strada bypass che tanto angoscia le notti del nostro architetto Ambrosi. Ma angoscia le notti perché ci esiste qualcosa che non va. Lui ha presentato lo stesso progetto e gliel'hanno bocciato. Io ho presentato un progetto, l'autorità di bacino meridionale me l'ha approvato. Me l'ha approvato con prescrizioni, ma me l'ha approvato. La VINCA, la valutazione di incidenza ambientale, io l'ho avuta dalla regione Basilicata. I pareri positivi me l'hanno dati, io ho potuto concludere la conferenza dei servizi indetta da me positivamente e ho chiesto all'ANAS il processo definitivo validato, il progetto definitivo validato per poter iniziare i lavori. Ma cosa dobbiamo dire? Queste sono le regole. Purtroppo ci sono persone che lavorano meglio e persone che lavorano peggio e fate una ragione. Poi l'altro cavallo di battaglia, che noi abbiamo perso i finanziamenti, le casette di riproduzione animale, le difese contro le reti a strascico. Ebbene sì, abbiamo chiesto, l'ufficio lavori pubblici ha chiesto alla regione Basilicata il parere per poter mettere a dimora queste casette che hanno un duplice effetto, quello di scoraggiare le reti a strascico e di essere casette per la riproduzione animale. Il 22 ottobre del 2022 e a novembre del 2023 ancora la Regione Basilicata non aveva risposto e ha fatto scadere i termini per l'esecuzione dei lavori. Quale responsabilità può essere addebitata ai nostri uffici se la Regione non ha fatto nei termini il proprio dovere? Allora questa notizia insieme all'altra, che è quella relativa ai luoghi di sbarco, dove i nostri uffici sempre ad ottobre del 22 hanno chiesto l'autorizzazione per mettere a dimora le casette di cristallo bellissime in acciaio dove doveva essere fatta la vendita del pescato, dove c'erano gli uffici per il comune, perché non ha ottenuto l'autorizzazione. Ma la cosa più importante, signori miei, che l'ufficio, l'architetto, il responsabile dell'ufficio lavori pubblici, gli era scritto, gli ha mandato una nota e gli ha spiegato quali erano le ragioni per le quali il contributo non poteva essere erogato. Eccola qui, signori miei, questa è la nota. Ebbene, nonostante la risposta fanno finta di non saperlo e dicono che l'abbiamo persi. Bravi, complimenti, andate avanti così. E questo vale anche per il finanziamento di 500.000 euro che la Regione Basilicata ci ha dato. Hanno fatto un bonifico di 500.000 euro senza un atto deliberativo di giunta e senza una determina del responsabile del settore. I soldi non possono essere spesi da un punto di vista amministrativo se non c'è un accompagnamento di un provvedimento che ne giustifica il movimento. Si sono accorti dell'errore, noi abbiamo chiesto a mia firma, eccola qui, questa è la lettera, ho chiesto alla Regione Basilicata di mettere in campo
la delibera o la determina per poter spendere i soldi, loro hanno detto ci siamo sbagliati, chiediamo scusa e torniamo indietro. Imparate quando dovete criticare le persone. Ma vogliamo parlare anche un po', visto che ci siamo, dell'altra lista, di quelli che sanno tutto, di quelli che accusano e dicono che sono stati bravissimi perché hanno pagato 4 milioni di debiti di Mario Di Trani. Ma quando mai? Ma dove sono questi debiti? Hanno solo ripianato 2 milioni e 7. Adesso vi faccio divertire, invito qui, e così prendo una breve pausa, il mio vice sindaco Alessandro Collutis, che era assessore al bilancio, vice sindaco assessore al bilancio, e vi spiega lui quali sono le poste in gioco e la differenza tra noi e loro sul fatto che noi siamo riusciti a portare i conti in ordine. I dati sono pubblici, sono depositati al comune. Se io dico bugie chiamatemi bugiardo, ma se i bugiardi sono altri, allora evitassero di dire queste cose. Prego Sandrini. Grazie sindaco, buonasera a tutti. È necessario portare un po' di chiarezza dei tanti numeri che in questi giorni si sentono con riferimento agli interventi dei vari candidati. Per fare ciò il nostro metodo è quello di utilizzare i dati ufficiali che troverete presso il comune nostro, in modo da non fare polemiche e chiarire ai nostri cittadini i lati relativi ai conti del comune di Maratea. Noi non abbiamo portato alcun costo al comune di Maratea, ma non abbiamo nemmeno chiesto anticipazione presso le casse della tesoreria della banca. Da subito abbiamo scelto di consolidare la disponibilità di casse e di contenere le spese. Vi chiedo soltanto 2 minuti, perché un bilancio comunale è un bilancio molto complesso, non sono numeri che si danno all'otto. La verità è questa, in sintesi, e ve la leggo perché sono numeri e quindi non si possono tenere a mente. Allora, la nostra situazione attualmente al comune è la seguente: le disponibilità di cassa a partire dal 2019 hanno avuto un costante miglioramento, pertanto da un importo che era al 31/12/2018 che era pari a 1.802.000 euro, per arrivare al 31/12/2023 a 4.683.000 euro. Durante il quinquennio 2019-2023 non è mai stato richiesto un'anticipazione di cassa mediante la cosiddetta anticipazione di tesoreria. Dopo molto tempo il comune di Maratea è ritornato ad avere una disponibilità di cassa, nel 2019 al 31/12/2019 pari a 2.124.000. Al 31/12/2024 abbiamo avuto una disponibilità di 3.608.000. Al 31/12/2021 era di 5.241.000. Al 31/12/2022 6.147.000, al 31/12/2023 4.683.000. Le disponibilità sul conto corrente comunale, inoltre, a partire dal 2020, sono tornate ad essere costituite anche dalle entrate proprie dell'ente, cioè quelle derivate da tributi e servizi comunali, e non solo dalle entrate vincolate con i finanziamenti statali e regionali per le opere pubbliche. Nel quinquennio precedente, al 2019, invece la disponibilità di cassa avevano importi notevolmente inferiori al quinquennio successivo e, oltre al fatto di non aver mai presentato una cassa formata da entrate proprie dell'ente, ma solo con le casse vincolate.
con una certa frequenza era insufficiente a sostenere le spese ordinarie, tanto che si faceva regolarmente ricorso alle anticipazioni di tesoreria, che comportava ulteriore spesa per l'ente sia per i tassi di interesse da pagare che per le anticipazioni ricevute. Vi informo che la disponibilità di cassa nel 31/12/2014 era di 52.000 euro, il 31/12/2015 era zero, il 31/12/2016 era zero, il 31/12/2017 460.000 euro, il 31/12/2018 1.802.000. Con la delibera di Consiglio numero 36 del 12 giugno 2015 venne approvato il riparto di disavanzo tecnico per 2.781.723.014, scaturito dall'entrata in vigore dello stesso 2015 della nuova contabilità detta armonizzata degli enti locali in 30 annualità per 92.724.000 euro a partire dal bilancio 2015 e fino al bilancio 2044. Ogni anno quindi si stabilì che dal 2015 al 2044 incluso il bilancio del Comune di Maratea doveva sostenere con le entrate correnti, oltre alla spesa ordinaria, anche una quota di 92.724,10 di questo disavanzo tecnico, dal 2015 al 2019 astendosi è riuscito a coprire questa quota annuale, invece a partire dal 2020 è stata integralmente pagata. Anzi, vi è di più: le quote recuperate di questi ultimi 4 anni sono state di ammontare da permettere il totale rientro del disavanzo tecnico già al 31 dicembre 2023. Addirittura 21 anni prima del piano di rientro approvato con la delibera del Consiglio Comunale numero 36 del 2015. Durante il mandato dell'amministrazione Stoppelli non sono stati sollevati rilievi da parte delle competenze sezioni regionali della Corte dei Conti. I questionari di contributo svolti durante gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 sono stati regolarmente compilati dai revisori comunali dei conti e trasmessi alle sezioni regionali, che ad oggi non ha chiesto chiarimenti in merito per la suddetta annualità. Per l'anno 2023 la Corte non ha ancora predisposto con la compilazione del relativo questionario di controllo, mentre durante il mandato amministrativo l'amministrazione Stoppelli ha invece dovuto rispondere ai chiarimenti richiesti dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti di Basilicata in merito alla gestione dell'anno 2018 riferito all'anno 2017, annualità precedente. Pertanto l'amministrazione Stoppelli, congiuntamente all'operato del revisore dei conti, sono stati regolarmente forniti alla stessa Corte, che però ha ritenuto necessario emettere una pronuncia in data 29 giugno 2021, con la quale ha segnalato delle criticità relativamente al rispetto dei termini per l'approvazione dei rendiconti, dei residui agli organismi partecipati, alla consistenza della cassa comunale e all'utilizzo dell'anticipazione delle entrate vincolate, al contrasto dell'evasione tributaria. Io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete prestato. E comunque i dati sono questi, non altri.
sono pubblicati sull'albo pretorio e pertanto non sono numeri che si danno all'otto, ma bensì questa è la verità. Grazie a tutti e sosteneteci, perché noi dobbiamo andare avanti con i nostri progetti per voi. Grazie. Grazie Andrino. Adesso avete capito perché siamo sempre insieme, perché lottiamo insieme. Voglio solo darvi un'ultima risposta a quelli che con molta semplificazione vogliono ridurre i problemi. Qualcuno banalmente ha detto che i problemi della scuola media sarebbero risolti con 50.000 euro. Innanzitutto la scuola media era già evacuata nel 2019 quando siamo stati eletti noi. Loro hanno fatto un progetto generale e non avevano le risorse per intervenire sul progetto generale, ma poi sono stati neanche attenti a fare gli appalti per lotti funzionali, hanno fatto un appalto per un lotto che non è funzionale. Allora, se volete dare i numeri, ve li dico io, ve li dico questa sera, ve li dico con le carte alla mano. Per mettere a posto la scuola media ci vogliono 895.000 euro. Questo è lo studio dei tecnici che hanno riscontrato per mettere in sicurezza e avere l'agibilità della scuola media. Allora cerchiamo di essere seri sui problemi che riguardano la nostra comunità, non cerchiamo di non fare il terrorismo psicologico dicendo i ragazzi vanno a Trecchina, vergognatevi! I nostri ragazzi studieranno sempre a Maratea, vi piaccia o no. A questo punto mi avvio alle conclusioni, anche perché avremo altri momenti di incontro e altri momenti di valutazione. Ho cercato solo di farvi capire, di rappresentare il mio pensiero, di essere chiaro su una cosa. Gli altri hanno vissuto consigliature ordinarie, dove le cose andavano tranquille. Noi abbiamo vissuto una consigliatura di emergenze, il Covid, la guerra in Ucraina, i rialzi dei costi che hanno interessato il mondo intero, la frana, l'alluvione. Allora questo hanno fatto in modo che il tempo che noi abbiamo vissuto non l'abbiamo potuto vivere tranquillamente come hanno fatto gli altri. Noi di 5 anni ne abbiamo vissuti 2. Allora, amici miei, ridateci il tempo che ci è mancato, dateci la possibilità di avere il tempo per fare le nostre cose, per costruire, per mettere in piedi le cose che abbiamo in cantiere, il Parco Pietra del Sole, il museo archeologico, per fare tutto ciò che abbiamo programmato. Dateci il tempo e noi vi daremo una Maratea migliore, ma in pace, che sia il posto dove i nostri figli possano crescere, vivere tranquilli, essere orgogliosi di essere nati a Maratea. Viva Maratea, viva Maratea al centro!